È sempre Andrea che mi dà gli spunti, però vedete ragazzi, sono spunti che anche per me hanno un'importanza. Allora, ho alzato un secondo questo volume. E poi magari mi daranno il copyright, me l'hanno già dato stasera e va a fan bagno. Adesso lo abbasso. The Bodyguard Theme, c'è sulla colonna sonora della Guardia del Corpo. Adesso la riabbasso. Ai, cosa posso dire io di ai? Artificial intelligence. Non lo so, io non sono abbastanza intelligente. Credo di non esserlo. Io. Allora, adesso dico una cosa. Non importa se non sei abbastanza intelligente. L'importante è quando tu senti. Senti, capisci dentro di te quello che è giusto e quello che è meno giusto. Per cui, non puoi più essere ingannato. Non me ne fotte un cazzo di AI. Non me ne fotte un cazzo. Poi. Il mio prossimo può essere ingannato, certo, mi dispiace, però io no, non mi interessa, non mi interessa. Dico un sacco di stronzate, un sacco di, perdonatemi il francesismo, stronzate. Io vedo sempre l'uomo, l'umano al centro e la natura al centro. Perdonatemi se sono così difettoso. Per me AI non conta un cazzo. Non conta un cazzo. Oggi ho visto un video. Ho visto un bel video tra l'altro. Dadrim, lo youtuber era Dadrim, non mi ricordo. Comunque trovatelo. Dadrim è un ragazzo, è anche più giovane di me, c'è una decina di meno di me. Peruffo, Dadrim Peruffo, qualcosa del genere. E ha fatto una disamina su un intervento di Schwab, no? Quello lì, il grande capo del World Economic Forum, no? Ha fatto una disamina e ha fatto una disamina bellissima, bellissima, ha fatto una disamina di tutte le cose che diceva su AI. Non parlava di AI, parlava della tecnologia. Perché bisogna guardare la tecnologia, no? È il futuro e la tecnologia. Il futuro non è la tecnologia. Il futuro è l'uomo. Il presente, soprattutto il presente, è l'uomo. L'uomo. Che cazzo volete che vi dica io della AI? Intelligenza artificiale. È una merda. È una merda. Perché ci porta fuori dalla natura, ed eccetera. No? Questi qui al World Economic Forum parlano, dicono un sacco di stronzate e tanti li ascoltano, no? Cioè il futuro dipende dalla tecnologia. Ma che cazzo stai a dire? Che cazzo dici? Io sono meno politicamente corretto
di quell'altro youtuber, no? Dadrim, non mi ricordo il nick, poi lo trovate, insomma, è un youtuber di Vicenza, dice le sue cose, io ogni tanto guardo qualche video, il video di oggi mi è piaciuto perché parlava di Schwab. Ha fatto una disamina di un intervento che ha fatto, intervistato, e mi è piaciuto tutto qua. Poi io dico le mie cose, ognuno dice le sue cose, per carità di Dio. Però questo ragazzo qua, Dadrim, non dice stronzate, no? Poi un po' mi annoiano ad ascoltarlo, però il video di oggi non era male, era carino, era centrato. Io trovo che fosse centrato, quantomeno. AI. Ah, no, non credo in questa roba qua. Credo che ci porti solo in basso. Credo che ci porti solo in basso. Solo in basso ci porti. Dobbiamo ritrovare la nostra umanità. E adesso ci volevo già fare un video. Ci volevo fare un video. E non volevo, alla fine volevo andare a letto, però ho visto il commento di Andrea, e Andrea è il mio commentatore preferito, no? Mollateli sti cazzo di smartphone, mollate sta merda, mollate sta schifezza, vi rubano l'energia, non guardate nemmeno i miei video, mollate gli smartphone. Mollate gli smartphone, ragazzi miei, lo dico a me stesso, sto cercando di trovare una disciplina per me. E ci sono dentro anch'io, non è che sono, no, no, io no, anch'io sono dentro, però mi rendo conto che non va bene. Tutti in giro con lo smartphone, in giro in strada con lo smartphone. Ma non vi rendete conto che siamo tutti ipnotizzati, sta roba? Tutti ipnotizzati siamo. Basta, basta, ritornerò. Lo dico a me stesso, ritornerò. Cercate di tornare anche voi in voi, anche voi in voi. Ultimo video veramente, adesso vedo se caricarlo. Grazie Andrea, lasciamo stare AI, ci fa una sega AI, non dobbiamo darle credito, tutto qua.